Siamo con Alfonso Dell'Icari, consigliere del Fotocineclub di Foggia. Con il vostro Fotocineclub avete aderito a Obiettivo Italia. Di cosa si tratta? Allora, questo progetto è un progetto promosso dalla FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, in collaborazione con l'Istat, quindi un progetto strutturato. E il Fotocineclub aderisce un po' a tutte le attività della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, tra cui questa, e questa manifestazione Obiettivo Italia viene inserita in un progetto locale che è Foggia Fotografia, che ormai da 12 anni è una ricorrenza nella città di Foggia. Quante persone, quanti scatti sono stati fatti presso il vostro Fotocineclub? Allora, hanno partecipato circa 220 persone, quindi in mostra ci sono 220 foto più un gruppo di fotografie non strettamente previste nel progetto, ma ci è piaciuto rappresentare dei gruppi familiari, delle famiglie, delle coppie, in modo tale da rendere un po' più vicina questa categoria di fotografie in relazione al progetto originale. Facciamo un passo indietro, parliamo del Fotocineclub di Foggia, che risulta essere uno dei più importanti in Italia. I progetti futuri per il vostro Fotocineclub e gli obiettivi che state raggiungendo? Allora, il progetto più importante che il Fotocineclub di Foggia porta avanti da 12 anni è appunto Foggia Fotografia, una rassegna che ormai ha preso delle dimensioni nazionali e strizza l'occhio anche a fotografi di fama internazionale, che porta a Foggia facendo mostre, in questo caso al Palazzetto dell'Arte, ma alla Galleria d'Arte Moderna della provincia, alla Fondazione. Quindi è una rassegna fotografica che dura un mese e mezzo, da fine ottobre, inizio novembre, fino a metà dicembre, a qualche volta si allarga un po' di più in termini temporali, e oltre a mostre presenti nella sede del Fotocineclub, che è in via Ester Loiodice 1, che è una traversa nel quartiere San Pio X, ripeto, è un circolo che è presente sul territorio dal 1969, ha circa 150 soci ed è sicuramente il più grande della Puglia ed è tra i più rappresentativi a livello italiano. Fate anche diversi corsi di fotografia di diversi livelli? Oh, ringrazio per questa domanda. Il terzo lunedì di gennaio parte, come ogni anno dal 1980, un corso di fotografia base e avanzato. Quest'anno credo che il terzo lunedì capiti o il 15 o il 16 di gennaio. Inizia alle ore 19:30 e finisce alle 21:30. È aperto sia ai soci che ai nuovi appassionati che vogliono coltivare l'arte della fotografia, i concetti base. Questo corso non si limita alle 8 lezioni di cui è previsto, ma poi normalmente ci sta una o due settimane di pausa, poi parte un corso avanzato sul ritratto, sulla camera oscura, sul Photoshop, e ci accompagna fino a giugno, e poi si progetta appunto la nuova Foggia Fotografia del 2024. In bocca al lupo allora per i vostri obiettivi, ma soprattutto per i vostri teleobiettivi. Teleobiettivi sempre più sofisticati. Noi non solo facciamo fotografia digitale, perché insomma è la realtà che viviamo, ma facciamo anche corsi di fotografia analogica, stampa in bianco e nero presso la nostra sede. Volevo ricordare che questo progetto, che sostanzialmente è un'indagine statistica promossa appunto dalla FIAF, è una fotografia dei costumi, in questo caso dei foggiani, ma in altre realtà hanno partecipato 120-130 circoli in tutta Italia, e che ha l'obiettivo tra 5 anni di ripetersi, per vedere come si è evoluta appunto la realtà, in questo caso locale. Bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo.